Parliamo ora d'arte a Palazzo Freganeschi Pirola di Gorgonzola nel Milanese fino al 10 giugno. La mostra itinerante Aliens, le forme alienanti del contemporaneo. 42 artisti si confrontano con un tema di grande attualità, appunto l'alienazione umana. 42 artisti diversi, 15 già presenti nelle varie edizioni della Biennale di Venezia, 3 segnalati tra i protagonisti del 2012, uno con opere in permanenza al Museo di Rovereto. Sono le tante facce del fare arte ai giorni nostri, collettiva dal titolo Aliens, le forme alienanti del contemporaneo, allestita fino al 10 giugno a Palazzo Pirola di Gorgonzola. Universo di voci e opere d'arte selezionate dalla rivista online Frattura Scomposta, terza tappa dopo Como e Bologna di una mostra itinerante che andrà anche a Lecce, Venezia, Lucca. Diversi i punti di vista da cui osservare le opere. Per parlare della profondità dell'essere umano ho pensato di partire dalle lastre, dalle radiografie, che mi sembravano la cosa che può essere fisicamente vista più profonda, più interna che c'è nell'essere umano. Tornato dall'Australia dopo una laurea in arte aborigena e 2 anni a Londra a collaborare con la Tate Modern Gallery, ora Giancarlo vive in provincia di Milano, così come Vania, grafica pubblicitaria, ex disegnatrice nel settore tessile. Se la guardiamo bene, un po' assomiglia a una placenta. E quindi questa donna è come se uscisse da esso, proprio vuole rinascere, sta andando verso la luce, verso l'alto, e anche un viso molto rilassato. Occhi invece chiusi violentemente da un chiodo, aghi che perforano il corpo, impossibilità di urlare per la libertà di Irene Vannelli, psichiatra, esperta di disturbi ossessivo-compulsivi e scultrice autodidatta. Era proprio la necessità di cogliere quello stato di angoscia paralizzante, che può essere per assurdo anche un eccesso di libertà che blocca, vincola, perché ci troviamo nell'impossibilità di vivere.